La discarica di Contrada Armigi è una spina nel fianco dell'amministrazione comunale di Lentini, ma non solo, per migliaia di lentinesi, carlentinesi, abitanti del comprensorio di Scordia ed altri, è un pericolo reale. L'amministrazione vuole opporsi. Avvocato Terranova, lei ha la duplice veste di esperto uomo di legge e la veste di amministratore. È possibile, molti si chiedono, ma è possibile bloccare effettivamente la realizzazione di questa discarica? Io credo di sì, stiamo lavorando proprio per ottenere l'annullamento di un provvedimento che io ritengo assolutamente isterico. Cioè, l'Europa parla di eliminare in tutta l'Europa le discariche a cielo aperto, come dovrebbe essere quella di Contrada Armigi, e invece si parla di attuare questo progetto assolutamente scellerato. Abbiamo analizzato il problema da un punto di vista tecnico e giuridico, abbiamo trovato anche delle soluzioni che stiamo coltivando, abbiamo riferito delle nostre attività alla Quarta Commissione Ambiente e Territorio della Regione Siciliana, aspettiamo di essere nuovamente convocati per un prosieguo dei lavori di questa Commissione. Ma abbiamo le idee chiare che sono finalizzate senz'altro ad ottenere la revoca di questo provvedimento. Ma sarà necessario avviare un contenzioso oppure si potrà sistemare il tutto, diciamo, con buona pace, nell'accordo? Sarà possibile effettivamente all'orizzonte vedere qualcosa di positivo? Ma sicuramente noi stiamo attuando tutti i rimedi di carattere giudiziario che sicuramente riconosceranno il nostro diritto ad ottenere la revoca del provvedimento. Non solo abbiamo denunziato alla Procura della Repubblica talune situazioni che vanno approfondite da un punto di vista penale, ma abbiamo predisposto una reazione al TAR competente, al quale porteremo per la valutazione delle situazioni che sono in totale contrasto con questo provvedimento della Ci Regione. sono dei tempi? I tempi tecnici di un ricorso al TAR, consideri che questa AIA, questa autorizzazione integrata ambientale, è stata modificata nella sostanza con un provvedimento del 5 gennaio, ci sono dei termini di 60 giorni, noi siamo ampiamente nei termini e nei termini produrremo le nostre istanze. Potranno dormire sonni tranquilli gli abitanti di questo triangolo oppure bisognerà stare veramente sempre sul chi va là? Non è un provvedimento ragionevole e l'amministrazione della quale io faccio parte, la giunta della quale faccio parte, ha deciso, per come è giusto, per come sia corretto, di fare semplicemente cose normali. E in questo ambito di normalità rientra anche l'opposizione forte, ferma, all'apertura di una nuova discarica, fra l'altro accanto ad un'altra discarica già dismessa da tempo.